Un accordo storico è stato definito così da sindacati e associazioni di categoria, il nuovo contratto integrativo degli agricoltori in Molise, un'intesa che arriva a 20 anni dall'ultima intesa che c'è stata nel settore e che entrerà in vigore il prossimo marzo. Vediamo. Un accordo a suo modo storico, quello stipulato nelle scorse ore presso la sede Coldiretti di Termoli. A distanza di 20 anni, siglato il nuovo contratto regionale dei lavoratori agricoli del Molise. L'intesa appena raggiunta è salutata con soddisfazione dalle associazioni direttamente impegnate nel buon esito della trattativa, ovvero i sindacati di categoria della triade CGIL, CISL e UIL, unitamente a CIA, Confagricoltura e naturalmente Coldiretti. Si tratta di un contratto che va ad integrare quello a valenza nazionale. L'aspetto qualificante dell'accordo odierno risiede nell'armonizzazione, una novità assoluta, della parte normativa e di quella salariale. Fin qui si era optato infatti per contratti siglati separatamente a livello provinciale per Isernia e Campobasso, un anacronismo soprattutto in considerazione dell'ampiezza circoscritta dei territori in questione. Ma c'è una ulteriore novità legata alla prossima costituzione, entro le prossime settimane, di un ente bilaterale. L'organismo nasce per offrire direttamente un servizio di formazione alle imprese che assumono manodopera agricola e, al contempo, un contributo alla semplificazione dell'iter burocratico per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in agricoltura. Dunque, mentre in queste ore frenetiche di campagna elettorale le diverse forze politiche annunciano per lo sviluppo della regione di voler continuare a puntare anche sull'agricoltura, l'intesa in questione rappresenta un contributo fattivo in questa direzione. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° marzo.